15 marzo a Lenola i militari dell'arma del luogo identificavano e deferivano all'autorità giudiziaria in stato di libertà un quarantenne del posto, che nella serata precedente, alla guida della propria autovettura e sotto l'effetto di sostanze psicotrope, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con feriti, allontanandosi senza prestare il dovuto soccorso. Giornata di celebrazioni, quella di domenica, a Cisterna di Latina per l'anniversario dell'esodo cisternese. Il 19 marzo di 73 anni fa, infatti, la popolazione di Cisterna fu costretta dai soldati tedeschi a lasciare le proprie dimore per un cammino disperato verso una sorte sconosciuta. Fu anche la data che segnò l'inizio della distruzione del paese scelto come teatro di durissimi scontri armati e bombardamenti tra l'avanzata anglo-americana e il fronte di difesa delle truppe tedesche. Per questo l'esodo cisternese è ancora oggi un evento carico di significati, simbolo dei sacrifici e drammi subiti dalla popolazione civile. E per ricordarli l'amministrazione ha organizzato per domenica una serie di appuntamenti presentati nel corso di una conferenza stampa. La cerimonia avrà inizio alle 10.45 in piazza 19 marzo con il raduno delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni per poi raggiungere il monumento ai caduti in guerra e deporre una corona d'alloro. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 17, in aula consiliare torna il premio Cisterna. Sarà la prima edizione biennale, con nuovi criteri di selezione, un numero limitato di premiati, una cerimonia di consegna con delle novità. La ben acquista assicurazioni Latina Basket è lieta di comunicare che l'atleta del vivaio nerazzurro, Vincenzo Giorgio Pagano, è stato convocato in occasione di un allenamento per il progetto Altezza che si svolgerà il 20 marzo presso l'impianto sportivo Palafonte a Roma. Il giovanissimo Vincenzo, classe 2002 nativo di Maddaloni e 2 metri di altezza, gioca con la formazione del settore giovanile nerazzurro Under 15 regionale, allenata da Manuele Meschino e nello staff incaricato dello svolgimento dell'attività del CTF troverà un altro volto noto in casa Benacquista. Tra gli assistenti allenatori, infatti, ci sarà Paolo Pascarelli. Oggi dalle 21.30 in poi, presso la sala Le Colonne di Tito in Piazza dei Leoni, i ragazzi di Sezio Bene Comune hanno organizzato un evento, aperto a tutta la cittadinanza, per presentarsi ufficialmente ai propri concittadini e spiegare quali sono gli obiettivi e i punti programmatici che il movimento porterà avanti durante questa campagna elettorale. Durante la serata interverranno anche la candidata a sindaco Rita Palombi e i giovani di Latina Bene Comune, tra i quali anche alcuni consiglieri comunali. Noi giovani, si legge in una nota, dobbiamo tornare ad essere parte attiva della cosa pubblica, dobbiamo essere noi stessi a decidere il nostro futuro, senza prendere ordini dall'alto e senza subire passivamente ciò che ci viene imposto. Questo possiamo farlo soltanto riavvicinandoci alla politica intesa nel senso più nobile della parola, quindi non quel tipo di politica alla quale siamo stati abituati ad assistere fino a questo momento, fatta di tatticismi, accordi di convenienza, mancata trasparenza e volta a perseguire gli interessi di pochi. Il bene comune del nostro paese è stato messo da parte, sistematicamente calpestato da una politica basata sui privilegi di una classe dirigente e di chi gravita attorno ad essa. La riscossa deve partire dal basso, deve partire da noi cittadini stanchi di questo vecchio ed ingiusto sistema. Noi abbiamo accettato la responsabilità di metterci in gioco esponendoci in prima persona, siamo pronti a lottare per un futuro migliore. Nel corso della nottata tra lunedì e martedì i carabinieri della stazione di Itri deferivano in stato di libertà un 37enne residente a Formia. Lo stesso si introduceva furtivamente all'interno di un'abitazione asportando 2 telefoni cellulari. Veniva sorpreso dal padrone di casa e si dava alla fuga con la refurtiva. Durante la fuga, però, perdeva il portafogli contenente i propri documenti di identità, rinvenuto poi dai militari operanti intervenuti per le operazioni di sopralluogo. Le immediate ricerche permettevano il rintraccio ed il deferimento per il reato di furto in abitazione.
Domenica 19 marzo il Palazzetto Comunale dello Sport di Cori ospiterà un altro importante appuntamento sportivo, il Bench Press Contest, per la prima volta nel paese lepino. La tappa corese inaugura il circuito nazionale del campionato italiano di pancapiana, che inizierà proprio dal Palasport di Stozzano il fine settimana. La competizione consiste in un'alzata di potenza massimale sulla pancapiana, ed è aperta a tutte le categorie di peso, alle donne e agli uomini, ai junior e ai master. Gli atleti, con un carico sul bilanciere pari al 60% del proprio peso per gli uomini e al 50% per le donne, dovranno effettuare il maggior numero di ripetizioni nell'arco di un minuto di tempo a loro disposizione. Il partecipante nei 60 secondi potrà riposare mantenendo il bilanciere sollevato, ma non potrà posarlo. Si dovrà utilizzare una sola tecnica di esecuzione, piedi a terra o su uno step e schiena poggiata per intero sulla panca. L'istruttore, munito di cronometro, prenderà il tempo di gara e terrà il conto, a voce alta, di tutte le ripetizioni effettuate. La gara avrà inizio alle 8:30, subito dopo le registrazioni e le varie operazioni preliminari. Ai vincitori verranno consegnate anche delle statuette e vari premi messi in palio dagli sponsor locali. Positivo l'incontro svoltosi in comune nei giorni scorsi tra il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, il presidente del consorzio industriale Sudepontino Salvatore Forte, e la proprietà panapesca, Roberto D'Ottavio e le organizzazioni sindacali territoriali, finalizzato ad acquisire aggiornamenti sullo stato di avanzamento del percorso di autorizzazione del futuro progetto commerciale per la collocazione dei dipendenti della ex panapesca. Due gli obiettivi al centro della riunione: riconvertire un sito industriale dismesso e ridare un posto di lavoro a coloro che in quello stabilimento hanno lavorato per anni, fino a quando non è stato chiuso. Piene rassicurazioni sono giunte dal primo cittadino sia in merito alla procedura per la realizzazione del centro commerciale che sarebbe ormai addirittura d'arrivo, sia relativamente all'occupazione, precisando che in base alle esigenze di assunzione che si creeranno dal futuro insediamento, si darà precedenza tra gli ex dipendenti pannapesca rispettando alcuni criteri condivisi da tutti i firmatari del protocollo d'intesa del 18 marzo 2015. Esprimiamo grande soddisfazione per il positivo svolgimento dell'iter di trasformazione dell'ex sito industriale, nella piena convinzione che la sua conclusione apporterà positive ripercussioni per l'occupazione locale, a favore in primis degli ex lavoratori panapesca. Da alcuni anni il mitico vinile è tornato a far parlare di sé, sempre più appassionati nel mondo si riavvicinano a questo prezioso supporto, che riaccende antiche passioni, che ci riporta agli anni dell'adolescenza e che ci tiene legati alla storia della musica. Ernia al Disco e l'Associazione Culturale per un Pugno di Dischi, consolidano il proprio sodalizio nato per promuovere la cultura musicale e del vinile da collezione, con questa nuova data latina. Passione ed esperienza decennale che portano in fiera vinili rari, nuove uscite e memorabilia di ogni genere. Quella che ruota attorno alle fiere è oramai una vera e propria community di appassionati che si riunisce e cresce attorno al vinile e, più in generale, alla nobile arte della musica. In fiera troverete espositori da tutta Italia per un'offerta che spazia tra i più svariati generi musicali. Ad arricchire la fiera, uno spazio dedicato alla mostra di Danilo Dauri, che permetterà di rivivere le emozioni e le sensazioni provate durante un live, raccontate dal fotografo romano che collabora con numerose riviste di settore e che gestisce un blog dedicato ai racconti delle sue avventure sotto i palchi di tutta Europa. Si è concluso in questi giorni ad Ipri il ciclo di incontri di aggiornamento sulle qualità organolettiche degli oli extravergini di oliva che hanno partecipato al 12° concorso provinciale L'Olio delle Colline ed organizzati dal CAPOL nell'ambito del suo annuale programma di iniziative per la valorizzazione dell'extravergini d'oliva pontino e per l'ottimizzazione della produzione e della lavorazione dell'oliva e dei suoi prodotti. Nella sala comunale del municipio di Ipri erano presenti diversi operatori della filiera olivicola del sud della provincia Latina, accolti dagli assessori Andrea Di Biase e Mario Di Mattia. Il solo comune di Ipri conta 879 produttori che operano su 776 ettari di terreno olivetati, per un totale di 260.000 piante, che in una stagione normale producono 30.000 quintali di olive.
come in tutta la provincia, l'ultima campagna olearia anche da queste parti ha prodotto poco olio ma buono, a conferma degli elevati livelli di qualità raggiunti nel settore, capaci di reggere anche in annate di scarica generale, come sottolineato dal presidente della SPOL Cosmo Di Russo. Insieme al capo panel di assaggio professionale del capo Luigi Centauri sono stati valutati i profili organolettici degli oli extravergini d'oliva della provincia, quando le olive Itrana vengono raccolte non ancora completamente mature donano un olio dalle caratteristiche di pregio, apprezzato sia dagli esperti che dai consumatori, spiega il presidente del capo, e infatti con regolarità gli olivicoltori locali salgono sui podi dei più importanti concorsi nazionali. Siamo alle solite di fronte ad un nuovo corso politico, mentre a Sezze, invece, si ripropone qualcosa di già accaduto. Infatti la discesa in campo di Martella con una serie di liste civiche pone una serie domanda. Tutti coloro che appoggiarono il progetto Martella sono fuori da quello attuale, mentre coloro che lo osteggiarono, appoggiando la candidatura di Titta Giorgi, oggi sono al fianco di Martella. Ci si chiede se la coerenza politica per alcuni personaggi politici sia cosa da marziani. Come si può cambiare opinione su persone e progetti politici? Non è forse vero che alcuni maggiorenti della vita politica setina ed in particolar modo di Sezze Scalo bocciarono il progetto di Martella favorendo quello della sinistra? Mentre nel 2003 Martella fece eleggere a sindaco il compianto Lidano Zarra oggi scende in campo direttamente lui. A quale scopo? Qual è il progetto politico? Non certo quello del centrodestra. E quanto sostiene in una nota Carlo Enrico Magagnoli, vice coordinatore comunale di Noi con Salvini, che spiega, come mai l'ideatore del Movimento Democratico nel 2003 appoggiava la sinistra, nel 2007 scese in campo direttamente come candidato sindaco per il centrodestra, nel 2012 di nuovo nell'area della sinistra, oggi nell'area del civicismo. Nel 2003 ebbe un risultato eclatante, ma la non elezione a sindaco di Titta Giorgi gli costò in termini di numeri l'elezione di 4 consiglieri e qualche assessore, favorendo l'elezione a consigliere comunale di Ceccano, che dopo breve tempo si dichiarò indipendente. Oggi i camaleonti della politica hanno deciso di percorrere una strada di appoggio a Martella il quale non può e non deve essere considerato candidato del centrodestra, in quanto il suo riferimento sono liste civiche. Pertanto, conclude la nota, l'unico riferimento politico e partitico del centrodestra è il movimento Noi con Salvini con il candidato a sindaco Gaetano Arduino. Gli equivoci in politica generano danni e confusione all'elettore. Comunque ognuno si veste dell'abito che vuole ma non si mascheri dietro false etichette, Martella non può vestire dell'abito di centrodestra, né lui né chi lo sostiene.